Musica classica, jazz, danza, innovazione e tradizione. È il Ravello Festival 2018, 26 appuntamenti dal 30 giugno al 26 agosto. Scopriamolo insieme con Edoardo Santelia. La tradizione musicale classica, accanto alla sperimentazione jazz e alle coreografie contemporanee. Parliamo del Ravello Festival, giunto quest'anno alla 66esima edizione. 26 appuntamenti dal 30 giugno al 25 agosto. Un cartellone, come al solito, fitto di eventi e presenze internazionali, presentato a Napoli, nella sede della Regione, dal presidente Vincenzo De Luca e dai vertici della Fondazione Ravello, Sebastiano Maffettone, il presidente, con i direttori artistici Alessio Vlad per la musica, Laura Valente per la danza, Maria Pia De Vito, sezione jazz. Apre e chiude il festival nel segno di Wagner. Due concerti, quello iniziale diretto da Esa-Pekka Salonen con l'orchestra di Londra, quello finale con Donald Ranicles e l'opera di Berlino. Il concerto all'alba dell'11 agosto sarà nuovamente affidato alla Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi, mentre il pianoforte di vari artisti animerà i concerti di mezzanotte. La tradizione musicale di appartenenza, con un'attenzione particolare alle voci, il terreno d'incontro della sezione jazz. Kurt Elling, Paolo Fresu, Bill Frisell, alcuni degli artisti coinvolti. Nell'ambito della danza, coreografie e temi esplorano tendenze e nuovi linguaggi, presenti tra gli altri Wayne McGregor, Dada Masilo, Svetlana Zakharova. La bellezza ci salverà? La frase di Dostoevsky torna in mente a tutti. Ravello è un posto meraviglioso. Il festival che noi presentiamo e produciamo è un festival meraviglioso. Insomma, un po' aiuta. Lei sottolineava anche i dintorni di Ravello, ambientare qualcosa che vada oltre l'evento, lasciare delle strutture. Dobbiamo sapere che grandi eventi culturali si svolgono in un territorio e il territorio deve essere adeguato alla bellezza dell'evento. Quindi stiamo lavorando per avere un ambiente ripulito, mare pulito, per avere infrastrutture adeguate per la mobilità.